Bentrovati amici di Globus Television, fra pochi minuti avrà inizio la conferenza della 7ª edizione della Festa di Primavera Fondazione Telethon per Catania. A dopo! Sono in compagnia del professore Maurizio Gibilaro. Oggi siamo giunti alla 7ª edizione della Festa di Primavera per la Fondazione Telethon di Catania. Sì, è una festa e noi in questo senso vogliamo accendere i riflettori proprio su quelle che sono le malattie genetiche rare e quello che può essere la ricerca scientifica appunto per curare questi ammalati che solitamente sono purtroppo bambini. Dunque questa manifestazione che noi facciamo ormai ogni anno, come diceva giustamente lei, 7 anni, lo facciamo proprio perché vogliamo raccogliere fondi da devolvere assolutamente alla Fondazione Telethon, che come amo dire, come amiamo dire noi di Telethon, è la fondazione degli italiani, perché raccoglie fondi proprio da tutti gli italiani, con gli sms, con la maratona che conosciamo tutti, televisiva amplificata dalle reti RAI, e quello che fanno i coordinamenti provinciali assolutamente è questo, quello di continuare la raccolta, perché la ricerca scientifica costa parecchio. Però devo dire che di contro sta dando dei grandi risultati e sta aprendo veramente tante speranze alle famiglie che hanno bambini affetti da malattie genetiche rare. Come si può contribuire? Si può contribuire acquistando la nostra t-shirt che a Piazza Università appunto dal 13 al 15 sarà messa lì nel nostro stand Telethon, e questi 5 euro verranno interamente devoluti alla Fondazione Telethon. Grazie. Sono in compagnia del professore Antonio Biondi. Telethon finanzia la ricerca. Quanto è importante finanziare la vostra attività? Allora, diciamo che Telethon rappresenta in Italia l'istituzione più importante per quanto riguarda le malattie genetiche rare. E l'università è chiaramente anche in questo campo in prima linea. Proprio per questo da un paio di mesi è nata all'interno dell'università un centro di ricerca che ha una caratteristica fondamentale, che è un centro di ricerca multidisciplinare, quindi mette assieme le migliori eccellenze dell'Università di Catania, ma non solo, perché chiaramente questo centro si prefigge di avere come partner tutte anche le altre eccellenze siciliane, catanesi e nazionali. Telethon con noi vuole fare un percorso parallelo e quindi diciamo che ci darà il massimo supporto, non tanto in discorsi finanziamenti, perché Telethon chiaramente ha la sua strada, ma già questa manifestazione del 13, 14 e 15 aprile, Camminiamo per la Vita, ci vede a fianco con i nostri due simboli, Telethon, che tutti sanno cosa rappresenta in ambito nazionale, e l'Università di Catania, che vuole dare il suo supporto a una manifestazione come questa. Quindi credo che da questo primo manifestazione nata parallelamente ci saranno grandissime soddisfazioni, anche progetti di ricerca che siamo certi potranno nascere in simbiosi tra le due associazioni. Sono in compagnia dell'assessore Parisi. Quanto è importante questa giornata per la città di Catania? È importantissima, io direi, questa giornata, perché ancora una volta invitiamo la città ad essere solidale, dare quella solidarietà che la città di Catania ha sempre dimostrato, perché attraverso il contributo che daremo al Telethon noi possiamo favorire la ricerca e soprattutto possiamo dare un sostegno vero a chi in effetti ha bisogno di cure. Sono in compagnia del professore Giuseppe Vita. Qual è il futuro della ricerca italiana nel campo delle malattie rare? Negli ultimi anni abbiamo avuto una spinta, diciamo un'accelerazione per quanto riguarda i risultati terapeutici nelle malattie rare.
malattie che prima non avevano nessuna terapia a disposizione. Adesso stanno comparendo i primi farmaci, alcuni sono già in commercio, altri sono all'orizzonte, per cui li avremo fra pochi anni, quindi siamo molto ottimisti. Finalmente nel campo delle malattie rare, in particolare nel campo delle malattie neuromuscolari, stanno cambiando le cose. Il panorama è già cambiato e avremo probabilmente anche una modificazione di quello che è la storia naturale della malattia, della singola malattia. Pazienti che prima non riuscivano a stare seduti o a camminare possono stare seduti, possono camminare. Quindi veramente credo che siamo in un momento molto stimolante e positivo.